In questa splendida video recensione che Gabriel sta farà per voi, è senz'altro un personaggio acquistabile DLC su PlayStation Store. È uno Shokan, si chiama Goro. Però questo Goro è l'unico Shokan rimasto e lo potete usarlo per la prima volta giocabile in un picchiaduro. Però è da solo, non ci sono più Kintaro e Shiva. Ma guardatelo com'è grosso, Thor, è mezzo uomo e mezzo drago, e poi ha queste quattro braccia. Ricordatevi che Goro non è mai stato sconfitto. Se Gabriel Osta si batte contro di lui, lo ucciderà. E invece se Johnny Cage lo sfida, può vincere. Ora guardate come sono le varianti di Goro. Con l'elmo diventa un guerriero Kuathan. Può avere le zanne del dragone per graffiarvi e ha la furia dei Tigrar. Questo è il primo personaggio di DLC che Gabriel Osta vi ha fatto vedere. Ora io vi saluto. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Altri video vi aspettano con altre statuette o personaggi di Mortal Kombat X. Io vi ho sempre detto tante volte che a me piace chiamarli statuette, ma se voi li chiamate personaggi fatelo pure, anche se sono viventi. Vabbè, io vi saluto. Ma ricordatevi che Goro è sempre uno Shokan e tutti lo chiamano Principe Goro.